Ciao amici di Play Latina Web TV, siamo sempre Claudio e Loretta di Salsa Caribe Dance e proseguiamo anche in questa puntata il percorso della nostra salsa portoricana. Abbiamo detto nelle puntate precedenti che vi avremmo presentato inizialmente i passi base senza mettere gestualità, che come diceva Loretta la gestualità è comunque prettamente femminile. Però ora che abbiamo fatto qualche puntata e quindi sarete diventati, presumo, bravissimi, un minimo di gestualità nei passi, quando eseguiamo i passi base, i passi che vi abbiamo insegnato, ve la vogliamo proporre. Quindi adesso passo la parola a Loretta per la gestualità femminile, dopodiché passeremo di nuovo la parola a Claudio. Allora, giustamente prima Claudio diceva gestualità, andiamo nelle cose molto semplici, perché già è complicato mettere i piedi, figuriamoci se dobbiamo anche abbinare tante cose con le braccia. Quindi questo cosa vuol dire? Che all'inizio i nostri passi base che abbiamo eseguito finora, di eseguirli specialmente poi per la donna, con le braccia tenendole vicine al nostro punto vita. Questo cosa vuol dire? Che quando noi facciamo la base sul posto laterale o la base mambo da soli, logicamente, non dobbiamo ballare, ma questo vale anche per l'uomo, perché vi garantisco che è proprio bruttino da vedere da fuori, ballare in questo modo. Questo è quello che non si dovrebbe mai fare. 1, 2, 3, 5, 6, 7, queste sono le basi che noi abbiamo fatto finora eseguite in questo modo. Quindi gestualità semplice che cosa vuol dire? Che anche qui dobbiamo per poco, un pochino, metterci un po' di eleganza, vogliamo chiamarla così. Ok. Quindi quando vado a eseguire la mia base sul posto laterale o in questo caso mambo, le mie braccia sono sempre semipiegate vicino al punto vita per quello che riguarda la donna e polso lì in su, qua. Ce la dobbiamo, scusate se ve lo dico, un po' tirare. Ok, quindi tenendo, uniamo pollice e medio e da di qui andiamo a eseguire i nostri passi. La gestualità dell'uomo sarebbe col pollice, diciamo, rivolto verso l'alto e questo è il movimento delle braccia e che sono sempre piegate, mai, come dice Claudio durante la lezione, parlare dialetto, lo so fare bravo lui. Vabbè. Tecnico portoricano, braccia a spinduclo, ecco, che sarebbero braccia, diciamo, lungo il corpo, stese lungo il corpo e non comunque a questa altezza qui. Ok, quindi adesso vi ripeteremo per l'ennesima volta, ma credetemi, fa solo bene, le stesse basi insieme di fronte, grazie per il movimento, Villa, e poi girate dall'altra parte. Quindi braccia, polso, dita, andiamo sul posto, 1, 2, 3, 5, 6, 7, apro, batto, chiudo, batto, chiuso, base mambo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, avete visto, io alterno anche questo piccolo movimento circolare, non devo fare questo perché non devo nuotare, ma piccoli movimenti, sempre molto eleganti. Stessa cosa ve la facciamo girandovi sempre la schiena, quindi partiamo dalla parte prima, base sul posto, via, 1, 2, 3, 5, 6, 7, lato, apro, batto, chiudo, apro, batto, chiudo, base mambo, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, cosa ne dite? Vi siete divertiti anche oggi? Perfetto, alla prossima puntata.